Grazie a Filippo Facci, sempre caustico, giustamente caustico. Io sono qui in compagnia di Mirko Gasparotto. Buongiorno, buongiorno, benvenuto, che è un imprenditore nel settore della distribuzione industriale, ma che nel 2002, no? Nel primo febbraio, primo ha febbraio. Deciso di creare un'associazione di volontariato, quindi ospitiamo molto, molto volentieri chi mette a disposizione la propria cultura, anche le proprie risorse economiche per aiutare gli altri. Un'associazione che si occupa? Si occupa prevalentemente della gestione delle scuole. La gestione delle scuole, perché la formazione significa vita, e quindi non ci occupiamo di costruire muri o attrezzature, ma di prendere in adozione scuole complete e di dare la possibilità a questi bambini di avere un futuro diverso, perché l'istruzione vuol dire bambini, vita. Sono bambini non italiani, sono bambini, stiamo parlando se non sbaglio di Asia. Oggi parliamo di Asia, di Brasile, di Madagascar, di Afghanistan, di Nepal, di Tibet. E io so che avete anche, ecco, li stiamo vedendo, avete anche la vostra mission, no? Il vostro obiettivo è di aiutare nei prossimi 10 anni 100.000 bambini. Sì, questo è ogni associazione ha bisogno di una grande sfida, di una grande mission. Certo, un obiettivo. Ecco, un obiettivo ben preciso. È un obiettivo non teorico ma assolutamente pratico, che deriva dalla mia cultura imprenditoriale, perché il terzo settore ha bisogno veramente di applicazioni imprenditoriali, e quindi i 100.000 derivano da un percorso di gestione che noi abbiamo pensato possa essere quello giusto, insomma. Ma io credo che la mia scelta è dovuta al fatto di dare indietro un po' di fortuna della vita che ho avuto. Io, quando sono andato in pensione a 40 anni, credo di essere uno dei più giovani pensionati imprenditori italiani, ho deciso che una parte della mia vita va dedicata a dare indietro un po' di fortuna che ho avuto. Non ho mai avuto problemi di salute, Dio è stato buono con me, i miei genitori mi hanno insegnato i valori, quindi questo è un modo per ringraziare la vita, insomma, ecco. Ho rinunciato ad altre cose, ho rinunciato a quelle che possono essere magari per un imprenditore cose importanti come la politica o la Confindustria o altre cose, e mi dedico a questa cosa qua che mi sembra una cosa fatta in maniera imprenditoriale. Perché noi credo che questo le dia molto più gioia che non fare politica. Assolutamente sì, no? Io dico sempre che quando dotiamo una scuola sono come 10 milioni di euro di nuovo fatturato per il gruppo, tanto per fare la paragone, perché effettivamente l'adrenalina che arriva da questo non è assolutamente facile operare in questo settore. Da una parte troviamo la difficoltà nel trovare queste scuole e nel definirle economicamente e nel rendicontare ai benefattori economicamente, dall'altra la difficoltà della diffidenza nei benefattori, che giustamente vogliono sapere, capire e controllare. La diffidenza da parte di chi? Beh, gli scandali che sono usciti sul terzo settore li conosciamo un po' tutti, certo. Eccetera, hanno un eco impressionante, quindi noi dobbiamo assolutamente dare certezza di questo. Ogni 3 mesi le nostre scuole ci rendicontano economicamente, e se non ci danno rendiconto economico non partono i nostri bonifici di sostentamento. È una gestione aziendale a tutti gli effetti, ma che funziona molto bene, perché siamo in ogni momento in grado di dare a chiunque il rendiconto di quello che facciamo. Quante scuole avete adottato finora? Noi abbiamo 12 scuole adesso, 2.188 bambini a questa mattina. Che studiano? Sì, che studiano. E che quindi hanno possibilità di avere una vita normale, di avere un futuro sì, giusto? Sì, perché la formazione per i bambini, soprattutto in certi paesi del mondo, significa la vita, significa non perdersi nella prostituzione. Lei è stato lì a vedere questi bambini? In India, sono stato principalmente in India. Che, per adesso. Che realtà ha trovato? Una realtà veramente difficile. Noi, purtroppo, quando tu fai questi viaggi sei toccato per poco tempo, perché poi rientri nella società e quindi riprendi la tua vita normale, però ti rendi conto che noi siamo... nel mondo ci sono 200 milioni di persone su 6,3 miliardi che vivono bene, voglio dire, noi siamo tra questi 200, io e lei siamo tra questi 200 milioni, ce ne dimentichiamo troppo spesso di questo, e quindi io credo che, sono convinto che la nostra mission non cambierà il mondo, ma sicuramente per questi bambini che aiuteremo lo cambierà. Lei ne ha conosciuto qualcuno in particolare che le ha... Sì, a Hyderabad nel 2005, mi ricordo un viaggio veramente emozionante, dove quando siamo arrivati a questa scuola tutti i bambini con le colonne di fiori ci hanno accolto, e sono emozioni indescrivibili. Perché quindi, il loro modo di essere, di esservi, sì, grati, no? Welcome, eccetera, sanno che i benefattori in Nepal ogni mattina marciano sul piazzale, ringraziano tutti i benefattori, veramente questi, abbiamo 150 a Kathmandu in Nepal, ed è emozionante, perché io ho visto solo la cassettina, però vedere la cassettina è veramente emozionante su questo discorso qua. Cioè, avete un sito web, sì, no? Www.onlusmariana.org, ecco. Poi
per questo progetto ambizioso di questi 100.000 bambini abbiamo bisogno veramente di tutte le persone, ma non di soldi, di appoggio, perché effettivamente noi abbiamo trovato dei sistemi per dare la possibilità a famiglie di aiutare la nostra associazione e di adottare 50 bambini alla volta per famiglia. Che tipo di appoggio avete bisogno? Cerchiamo degli appoggi locali, no? Perché il fundraising in Italia è una cosa molto delicata. Lei pensi che in Italia vengono raccolti 8 miliardi di euro all'anno per il no profit e operano 235.000 associazioni. Ci sono 7 milioni e mezzo di italiani impegnati. Non è facile raccogliere fondi, non è facile. Quindi a noi ci basta il contatto con queste persone, poi la segreteria nostra spiega in cosa possono esserci utili, come possono esserci utili, ma abbiamo bisogno di tutti i benefattori, anche di quelli veramente che possono dare un contributo di 10 centesimi, perché effettivamente abbiamo un sistema che può dare la possibilità anche a loro di aiutare. Grazie a Mirko Gasparotto, grazie a tutto quello che fai, soprattutto all'energia e all'entusiasmo, certo, con cui lo fa. Grazie Mirko, noi ci vediamo qui fra pochissimo dopo questi consigli.